Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buonasera dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. La protesta degli studenti sale a 30 il numero degli istituti occupati, migliaia di ragazzi in autogestione. La mobilitazione confluirà nella giornata di protesta nazionale prevista per venerdì. Si temono tensioni, il Viminale, intensificheremo i controlli e anche il dialogo. A Torino verso l'addio ai centri cottura nelle mense scolastiche, tornano i cuochi, i piatti freschi verranno preparati all'interno degli istituti come una volta, si parte dall'elementare Cairoli per poi allargare a tutti gli altri istituti. La fuga di gas in via Pietro Micca a Torino, riaccesi i termosifoni, torna l'acqua calda, negli ultimi 70 alloggi ancora al freddo, quelli nella palazzina e nella via all'angolo con via Viotti, dove le famiglie sono rientrate sabato ma senza riscaldamento. A Torino foglio di via per uno dei leader Novax che ha insultato Draghi e Figliuolo. L'episodio durante la manifestazione del 19 dicembre scorso, la difesa sui social e un accanimento verso di me, sono l'uomo più temuto d'Italia. La situazione della siccità in Piemonte grave ma non ancora stato di emergenza. Il terzo inverno più secco negli ultimi 65 anni in Piemonte, anche la seconda metà di febbraio non invertirà, stando alle previsioni meteo, la tendenza. Il reddito di cittadinanza finiva a detenuti e giocatori d'azzardo. I controlli della Guardia di Finanza Ivrea, Chivasso e Lanzo su 70 eseguiti, a Campione 50 i casi di irregolarità. L'artista Nicola Russo ha realizzato due edizioni limitate del suo ormai celebre To, la statuetta ispirata al Tourette, le storiche fontane di Torino, in occasione del prossimo derby. L'iniziativa per sostenere l'Istituto di Ricerca di Candiolo, le statuette sono in vendita online e alla Rinascente. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.